E via con le iniziative, con l'espressione della vostra creatività, cari Capricorno, perché da mercoledì soprattutto il vostro cielo si dipinge ancor più d'azzurro, ma anche di rosa, nel senso che Venere, pianeta degli affari di cuore, promette balsami amorosi, ma anche corporei. A sud dell'ombelico c'è proprio una bella ariettina frizzante che vi porta a sperimentare anche piaceri per alcuni dimenticati. Anche chi era un po' ragnatelata potrebbe ritrovare il gusto di fare, come dire, conoscenze intime, belle pepate. Il lavoro va bene, le finanze vanno bene. Mercoledì, giovedì e venerdì mattina la Luna vi lancia un assist clamoroso che potrebbe portarvi a contatto di persone che vi aiuteranno a realizzare i vostri progetti e i vostri obiettivi. L'umore è buono, ma insomma, chi v'ammazza?